Sono l'avvocato Maria Cristina Vergani. Faccio questo lavoro da circa 20 anni e mi occupo sia di problematiche civilistiche che problematiche penalistiche. Prima di stipulare un contratto preliminare di compravendita, sarebbe opportuno per il potenziale acquirente fare una serie di verifiche. Accertarsi in primis la provenienza dell'immobile che vuole acquistare, se proviene da una successione, da una vendita, da una donazione. Capire e comprendere se ci sono delle trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile, quindi delle ipoteche legali, giudiziarie, volontarie. Capire se ci sono trascritti dei diritti reali o dei diritti personali. Comprendere altresì, qualora l'immobile sia occupato, se il titolo di occupazione, quindi una locazione, un comodato, un usufrutto. Importante, prima di arrivare alla stipula del preliminare, è l'accettazione della proposta, che deve essere una semplice accettazione di proposta e poi lasciare in un secondo momento la stesura del preliminare, dove verranno specificate tutte le clausole che l'acquirente con il venditore andrà a concordare. Capire le modalità di pagamento del prezzo e se si decide di anticipare il pagamento del prezzo, comprendere se l'acconto viene versato a titolo appunto di acconto sul prezzo o di caparra confirmatoria, che poi permetterà la restituzione del doppio o il trattenimento della caparra alla parte che risulterà non essere inadempiente. Un altro documento indispensabile e importantissimo da avere prima della stipula del preliminare è il certificato di agibilità.